Ciao ragazzi, benvenuti ad un nuovo video qui sul mio canale. Oggi io questo so che lo scegli, la maggior parte di voi lo sceglie, perché? Perché bancone si va di fretta a far spesa, pagnotta rustica buona, con cereali e semi buoni, ricco di fibre, questo lo prendo, questo è ottimo. Poi il pane in busta Comunque a volte può essere comodo, ma questo no. Scopriamo, scopriamo il perché. Quindi ragazzi, dopo lo yogurt vediamo questo prodotto che, scusate il casino, ma eh, in questi giorni sto studiando, ho l'ultimo esame a maggio e a luglio finalmente finiamo anche questo percorso di studi in nutrizione umana e poi ci sarà l'esame di stato per diventare biologo-nutrizionista. Ma bando alle ciance, vediamo un attimo questo prodotto. Prodotto che sulla facciata sembra ottimo, ma ora il pane in busta alla fine eh, io sono sincero, lo uso per comodità. Non sempre mi è possibile utilizzare quello del fornaio, purtroppo. Poi si secca, eh, dopo tre giorni è secco, quindi questa è una valida, valida alternativa, bisogna saperla scegliere, sicuramente non farsi ingannare da quello che scrivono sull'etichetta principale. Quindi ragazzi, partendo dalla facciata, abbiamo pagnotta rustica ricco di fibre, che alla fine può essere anche vero. La cosa che a me non piace e per cui non consiglierei mai ad una persona di prendere questo tipo di pane e di consumare questo prodotto, è il fatto che, come la maggior parte del pane americano, questo non so se è americano, ha lo zucchero. E vediamo che ha lo sciroppo di zucchero caramellato, l'estratto di malto d'orzo, il destrosio che. Se andiamo a sommarli sono tutti tre tipologie di zucchero, non scendiamo a livello biochimico. E eh, posso parsar sopra il fatto che ha grano tenero di tipo 0 e purtroppo in questi prodotti la cosa negativa è che ha l'alcol. Ma l'alcol è un conservante e non, eh, non, non se ne può fare a meno. Alla fine eh, se riusciamo a mangiare il pane fresco, il pane del fornaio e conosciamo anche il modo in cui il fornaio fa il pane, magari mette solo poco sale, ecco un altro aspetto è da considerare il sale nei prodotti, mette poco sale, non mette zucchero, usa delle buone farine. Se Abbiamo questa opportunità, se abbiamo questo vantaggio, ovvio che dobbiamo prediligere il pane del fornaio. È come il macellaio che sappiamo da dove proviene la carne. Se non abbiamo questa opportunità, non abbiamo tempo di procurarci il pane, è buono ricorrere a questo tipo di pane. Se possiamo chiamarlo pane, questo in particolar modo io non lo chiamerei pane, più un pan brioche, e anche se i valori non sono malvagi, però è questa quantità di zuccheri che lo ritroviamo anche in piccole quantità nello zucchero mh, classico, cioè nello zucchero nel pane classico. Però qui siamo sicuri che c'è lo zucchero, che c'è l'aggiunta di zucchero. Quindi eh, questo è un fattore negativo. Sulle fibre Va bene, non è male, e il sale è un po' eccessivo. Quindi, ragazzi, su questo prodotto, questo prodotto è da scartare a prescindere. Ce ne sono altri di, eh, di questa tipologia, guardiamo bene l'etichetta. A volte c'è solo farina, c'è un po' di sale. Guardiamo il contenuto totale di sale, non c'è zucchero, molte volte c'è il lievito madre. E eh, per il fatto dell'alcol etilico è impossibile che non ci sia, perché questo è un prodotto che si mantiene grazie all'alcol etilico. E per togliere quel retrogusto di alcol etilico, se riusciamo, l'andiamo a scaldare in padella, e se si raffredda, comunque l'alcol etilico evapora. Se per la vostra alimentazione riuscite quindi ad evitare questo prodotto, tanto meglio. e... Abbiamo finito, questo lo, lo andiamo a. ormai bisogna consumarlo, però non va bene. E noi, che facciamo? Noi ci vediamo nel prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, un mi piace. Accendete la campanellina così siete sempre aggiornati su nuovi video. E ci vediamo alla prossima.